Ciao a tutti viaggiatori, venite a scoprire com'è il paese siciliano da cui ha preso il nome il premiatissimo film di Giuseppe Tornatore. Benvenuti a Bagheria. Bagheria, che in siciliano si dice appunto Baaria, come il titolo del film di Tornatore, è una piccola cittadina che dista 19 km da Palermo. Elegante, a tratti moderna e ricca di sorprese. Viene anche detta la cittadina delle ville, per via delle numerosissime ville barocche presenti nel suo territorio. Ed a motivo di ciò potremmo definirla come noto, uno dei gioielli del barocco siciliano. Ma andiamo per ordine. Volendo fare un breve percorso di una giornata, giunti a Bagheria, bisogna dirigersi verso Corso Umberto I. E da lì iniziare il nostro tour. Regina incontrastata di tutte le ville di Bagheria, sicuramente vi è la villa Palagonia. Si tratta di una costruzione dei primi anni del Settecento in puro stile barocco. La grande risonanza della struttura è stata data dalle mostruose statue che popolano il giardino della suddetta. Si narra infatti che l'eccentrico proprietario, il principe di Palagonia Francesco Ferdinando Gravina VII, detto anche il negromante, come se avesse bisogno di altri nomi, avesse fatto creare queste statue a mo' di protezione e che attraverso dei riti magici queste statue prendessero vita. C'è chi dice che le statue di notte inizino a danzare, mentre altri affermano che queste avessero delle influenze sulle donne gravide. Insomma, sia in passato che in epoca moderna, queste statue hanno attratto molta attenzione. Considerate che personalità come Goethe o Salvatore Dalì ne rimasero estremamente affascinati. Tuttavia, tutte le leggende erano alimentate per via dell'eccentrico proprietario, che immaginate, accoglieva i propri ospiti nella famosa stanza dei specchi con la frase «Specchiati in quei cristalli e negli stessa magnificenza singolar contempla ti fra lezza mortal l'imago espressa». Come dire, un benvenuto un pelino inquietante. Ad ogni modo, Villa Palagonia è visitabile, ma come sempre io non ho avuto questa fortuna, visto che per la terza volta l'ho trovata chiusa per via di congressi o eventi caricati sul sito non proprio in maniera tempestiva. Ad ogni modo vi auguro di avere più fortuna di me, perché ne vale davvero la pena. Ma continuiamo a percorrere il Corso Umberto I fino a raggiungere prima la chiesa madre di Bagheria, edificata nel 1769. Con una maestosa facciata in stile neoclassico, questa chiesa presenta al suo interno numerose opere dell'Ottocento di una bellezza ineguagliabile. Maestrie come quella di Carmelo De Simone e Filippo Quattrocchi hanno arricchito questo sacro luogo estremamente elegante e dalla grande sacralità. Ma usciamo dalla chiesa per voltare a destra e fatto qualche passo possiamo giungere verso il palazzo storicamente più antico di Bagheria. Mi riferisco al Palazzo Butera Bracciforti, costruito nel 1658 ed è odierna sede del comune di Bagheria. Essendo un palazzo comunale, anche questo non è sempre visitabile, tuttavia si dice che abbia delle stanze affrescate davvero meravigliose. E che dire, mi sa che mi tocca proprio tornarci a Bagheria. Tra le varie ville da citare vi è certamente anche la Villa Cattolica, un'altra splendida villa barocca che è oggi adibita a museo, dove oggi è possibile vedere ben 100 opere del maestro Renato Guttuso. Ma non solo, infatti potremo anche ritrovare opere di altri artisti contemporanei come il maestro Onofrio Tomaselli, Domenico Quattrocchi e Giuseppe Pilitteri, per scoprire una Sicilia artistica di grandissimo valore. E come non citare anche la Villa Aragona Couto, un'opera di metà del Settecento che oggi è sede del Museo del Giocattolo. Purtroppo questa villa al momento non è visitabile per via di una ristrutturazione. Ad ogni modo, come avete ben capito, le cose a Bagheria da visitare non sono poche, ma bisogna avere, come dire, un pelo di fortuna, proprio quella che manca a me. Quindi, per consolarci, visto le visite mancate, andiamo ad assaggiare una delle specialità bagheresi per eccellenza. Sto parlando dello sfincione. Si tratta di una sorta di pizza tipica del palermitano, con un impasto molto molto alveolato e condito con pomodoro, cipolla, origano, tuma o ricotta fresca, o almeno questa è la versione bagherese. Credetemi che è un orgasmo culinario. Inoltre, parlando con i bagheresi, sono riuscito a trovare questo storico panificio con un forno a legna e che crea delle opere d'arte culinaria.
Il panificio Ragusa, infatti, è aperto fin dal 1830 e crea attraverso delle ricette tradizionali pani, focacce, sfincioni e biscotti davvero eccezionali. Tanto che bisogna addirittura fare la fila. Ma allontaniamoci qualche chilometro dalla bakeria, perché andiamo a vedere il geosito Arco Azzurro, o almeno questo era il piano, ma poi successivamente abbiamo scoperto che era chiuso per via dei crolli. E quindi continuiamo il percorso e arriviamo fino al Borgo di Sant'Elia. Si tratta di un piccolo borgo di pescatori davvero meraviglioso. Ovviamente prende vita in estate, ma personalmente lo gradisco nel periodo invernale, perché è possibile percepire una pace, una serenità davvero unica. Penso che le immagini si commentino da sole. Sembra quasi di entrare in uno dei quadri di Guttuso, che rappresentano la vera anima genuina della Sicilia. Ah, che pace! Sant'Elia non è solo possibile godersi una costa dal mare pulito, ma anche uno splendido borgo di pescatori davvero romantico. Nel periodo di Natale, inoltre, è possibile anche godersi il particolare presepe subacqueo. Unico, non trovate? Per concludere, qualora abbiate ancora voglia di scoprire qualcosa di, come dire, particolare, poco distante da Sant'Elia, di fronte al celebre Capo Zafferano, troverete il Parco Archeologico di Soluto. Si tratta, secondo Tucidide, di una delle tre città fenice per eccellenza. Purtroppo si potranno trovare soltanto pochi resti, tuttavia si tratta di un sito davvero eccezionale, dal valore storico, artistico, davvero, davvero apprezzato, soprattutto da appassionati di storia come me. Bene, Giramondo, questo breve tour nei dintorni di Bagheria è terminato. Lo so bene che non ho potuto far vedere tutto e me ne rammarico. Diciamo che questo è stato un antipasto e vi prometto che se avrò l'occasione vi farò i dovuti approfondimenti di questa splendida parte della Sicilia. Quindi dai, ciao a tutti, vi ricordo di mettere tanti mi piace e di commentare a più non posso. Qui sotto, se volete, troverete tutti i link dei miei vari social. E quindi dai, vi saluto ancora e vi prometto che la prossima avventura sarà ancora più affascinante.